Questi sono gli Studios, un video girato a fine maggio del 2012. Abbassiamo completamente i volumi per evitare che qualcuno possa mettere contenuti inappropriati. In quel caso saremmo tenuti dalla SIAE, vecchia SIAE, che adesso ha un altro nome, che tutela i diritti d'autore, quindi preferiamo suonare. Niente, con la mia voce. La mia voce non ha bisogno di pagare diritti d'autore, l'autore sono io. Qui abbiamo un Synth amplificatore Technics, un amplificatore doppia classe A, e poi qua sopra abbiamo il glorioso Geloso, un registratore a bobine degli anni 60, ancora perfettamente marciante. Qui c'è l'equalizzatore mitico della Technics SH8020, molto utilizzato dalle radio private negli anni 80, tra cui anche Radio Antenna 2000. Qui c'è una piastra cassette doppia, una Teach che sta registrando, quindi stiamo violando qualcosa, ma chiaramente non diciamo cosa. E qui un altro vecchio cavallo di battaglia, l'equalizzatore SEA50 della JVC, perfettamente marciante anche questo. Qui vediamo un amplificatore Zec A400, anche lui perfettamente funzionante, un mixer Behringer 626 da DJ, poi c'è un giradischi, un PSLX100 della Sony, anche lui perfettamente funzionante, un impianto sub piccolino, un glorioso caricatore 6 CD Kenwood. Chiederete cosa ci fa in uno studios per trasmissioni radiofoniche, poi ve lo spiegheremo. Questi sono i due sub delle antenne di 2000, vedete solo nero qui, ma questi sono due sub da 800 watt cada uno, e queste sono le gloriose casse FC35 della FBT serie rossa, passive rigorosamente, con i loro amplificatori, i mitici CNA700, quindi abbiamo due. Questo che vedete in mezzo invece è un amplificatore da 1200 watt, un vero e proprio bestione che alimenta due casse che dopo vi faremo vedere. Questo è stata fatta una modifica fatta dal sottoscritto, un impianto di ventilazione laterale, qui non si vede bene, ma forse si distinguono le ventole più da lontano che da vicino, perché altrimenti questo riscalda subito data l'eccessiva potenza. Dispone di 8 finali per canale, da una potenza di oltre 500 watt in RMS. Adesso vi faremo vedere che casse alimenta questo mezzo. Queste vengono alimentate dai CNA700, sono le FC35 che vedete. Dopo le vedremo meglio in un'inquadratura esterna. Qui invece c'è il cervello di tutta l'apparecchiatura, che è un vecchio mixer 3 a 8 tavoli che pilota tutti gli altri apparecchi, coadiuvato nelle funzioni di piazza da questi piccoli trabeccoli della Behringer, prodotti cinesi, che comunque svolgono bene il loro lavoro. Questi sono dei Feedback Destroyer 2 e un compressore il 2600 MDX. Ne abbiamo due, le antenne 2000 dispongono di due di questi apparecchi. Qui c'è anche un giradischi per le grandi occasioni, un 1210 Technics perfettamente marciante anche questo, potete vedere già acceso, ecco qui la sua luce rossa, e qui già è in movimento, eccolo qua. Poi c'è un glorioso Philips Audio Visual, questo è uno dei registratori che venivano usati nelle prime interviste che si facevano nei telegiornali. Dispone di due ingressi microfonici miscelabili, ha due LED che servono moltissimo quando si registra, lo vedete pure acceso in questo momento, marciante anche questo e funzionante, con annessa cassetta sopra. Andando avanti vediamo un equalizzatore Lion Project, questo è un Exalt Line, il compressore in funzione della Behringer, e un mitico compressore Electron, vi faccio vedere i dettagli. Questo è un vero e proprio cimelio, ha 30 anni di onorata attività e ancora funziona benissimo. È un po' complicato da usare, ma per noi che abbiamo fatto radio negli anni 80 è molto semplice e funziona. Qui invece c'è un Prea 8 della Davoli che serve per pilotare i sub, con il relativo amplificatore Zec A400. Come capite bene, questo è un impianto da piazza, un
con una potenza veramente impressionante. Vi consiglio di venirlo a vedere e a sentire dal vivo, oltre che vederlo nei video che ci sono su YouTube dell'impianto Stefan. Qui c'è la mia collezione di mixer Davoli, che sono tutti qua, e lì la collezione di piastre e cassette Technic Stitch, Aiwa e Sony, una di ogni marca, tutte perfettamente funzionanti. Adesso andremo a vedere altri apparecchi. Questi li abbiamo già verificati. Adesso andremo a vedere le casse di questo potentissimo impianto. Vi facciamo vedere anche gli avvolgitori con i relativi cavi che ci permettono di mettere le nostre casse. Eccoli qua. Queste sono invece le casse che vengono pilotate da quell'amplificatore che vi abbiamo fatto vedere poco fa. Sono due casse da 500 watt RMS, con due woofer, due MIDI e quattro tweeter complessivamente. Queste sono della gloriosa marca Stilfon. E concludiamo con l'FC35, che qui si vedono meglio. Eccole qui, di queste ne abbiamo tre coppie. E questo è il mixer Stilfon del 69, anche questo perfettamente marciante e funzionante in tutte le sue caratteristiche. Possiamo andare a vedere meglio da vicino. C'è quattro LED, due che servono per i master, due per i monitor e uno per l'effetto eco. L'effetto eco regolabile, perfettamente funzionante. E questo è l'ultimo pezzo dei nostri studi. Poi abbiamo anche una vecchia cabina che serve da cassaforte per altri cimeli che poi vedremo. Anche cabina in ferro. Qui si vedono meglio le nostre piastre cassette con i mixer. C'è un Pre 8 prima serie, un Pre 6 MK3 e un Pre 4. E qui un altro cimelio, un altro radio Voxon. E anche la centralina del microfono Sennheiser, l'EV100 di cui siamo dotati.